Alcuni l'hanno definita una telenovela, altri un paradosso. Sta di fatto che ad oggi è consentito attraversare in lungo e in largo l'intera regione, ma non percorrere quei pochi chilometri che separano la Lombardia dall'Emilia-Romagna, dove migliaia di persone hanno affetti o interessi lavorativi, nonostante i sindaci dei territori coinvolti si siano mossi da tempo, scrivendolo a Attilio Fontana di riaprire il confine con l'Emilia-Romagna dopo la fine del lockdown, il governatore della regione Lombardia non ha ancora fornito una vera e propria risposta. Risultato? Un cittadino di Castelvetro può ad esempio percorrere quasi 300 km per andare a Rimini, ma non coprire quei 3 km che lo separano da Cremona, dove magari ha parenti e congiunti. Io penso che questa cosa non abbia senso. L'Emilia-Romagna ha dato questa possibilità, lo ha fatto la Toscana, lo ha fatto la Liguria, lo ha fatto il Veneto, la Lombardia non ha ancora risposto, ma questo non è che lo chiedo solo io, lo chiede anche Cremona, Casalmaggiore, cioè altri comuni che sono in Lombardia e che sono nella nostra stessa condizione, stanno chiedendo questo alla regione, quindi io spero che la situazione davvero si sblocchi. Piacenza e Cremona hanno una situazione anche epidemiologica praticamente identica da diverse settimane. Quindi perché non ragionare in quest'ottica? Situazioni così simili dovrebbe essere consentito lo spostamento almeno tra comuni confinanti. Pensate che ci sono persone che non vedono i propri genitori, che sono qui a 3 chilometri da 3 mesi, o che non possono visitare un cimitero dove è purtroppo deceduto un congiunto o comunque una persona cara, perché ci divide un confine regionale. Senza contare i danni all'economia. I miei esercenti e commercianti hanno un 70% di clientela di Cremona, quindi c'è davvero una situazione molto penalizzante per il nostro territorio che chiedo venga tenuta in considerazione.